C'era chi veniva da Firenze, da Viterbo, Pistoia, Rimini, Venezia o Salerno. Per la settima volta si è radunato il 225esimo reggimento dei fanti di Arezzo, quest'anno unito al raduno provinciale dei bersaglieri. L'occasione ancora una volta di ritrovare vecchi amici uniti da sentimenti ormai lontani ma sempre vivi nel ricordo e costantemente accesi da un incrollabile spirito patriottico. Dopo la sfilata sulle note della fanfara dei bersaglieri, l'arrivo al Parco Mancini con l'onore ai caduti. Poi il passaggio per le vie del centro aretino e il ritrovo nell'ex caserma. Una giornata ancora profondamente emozionante, conclusa in serata con il concerto della fanfara dei bersaglieri in congedo. Quello che preme quando ci ritroviamo a raduno così è di ritrovarci tra amici, per amicizia, senza fare politica o altre questioni, soltanto per il bene dell'istituzione, della patria, dell'Italia e cercando di ritrovarsi tra vecchi amici. Beh, insomma, il 225esimo è stato un pezzo della nostra città per tanti anni, tanti ragazzi sono passati di qui, molti di loro sono anche rimasti perché Arezzo è una città che poi piace e oggi non ci sono più questi reparti, chiamiamoli pure periferici, non ci sono più, però il ricordo rimane vivo e quindi questa affezione alla caserma, al 225esimo, da parte di chi lo ha frequentato, di chi lo ha comandato, è molto importante. L'amministrazione non può quindi che acconsentire a una manifestazione come questa, anzi dà il supporto necessario per far sì che questa manifestazione venga bene e sia un po' anche da monito per tutti, no? L'esercito è un'azienda che produce sicurezza, oggi la si produce in maniera molto diversa da come si faceva in passato, anch'io ho fatto il militare, sono stato un sottotenente di complemento del Genio e ancora sono molto legato ai miei commilitoni del 93esimo corso AUC Genio. E ci troviamo ogni 10 anni, siamo sempre gli stessi per ora, speriamo di trovarsi sempre più spesso nello stesso numero. Questo vuol dire che una parte del nostro cuore è legata alle stellette e è legata inevitabilmente al tricolore. Quest'anno abbiamo delle novità concrete, grazie al supporto del sindaco Ghinelli e dell'amministrazione comunale tutta, probabilmente, anzi sicuramente adotteremo definitivamente il monumento del 225esimo, ne faremo un vanto della città di Arezzo e spero che il sindaco vorrà farci l'onore di venirlo ad inaugurare. Abbiamo anche chiesto come però sede non solo del nascente museo del 225esimo, ma anche delle associazioni d'arma di Arezzo, che oggi sono tutte rappresentate su questa piazza, di avere il corpo di guardia per poterlo restaurare e per metterlo a disposizione della città di Arezzo, dei cittadini di Arezzo, ai quali noi che siamo passati per la caserma Cadorna dobbiamo gran parte del nostro, diciamo così, del nostro processo evolutivo. Qui, e lo dico senza tema di smentita, siamo diventati uomini. Senti,